Ovviamente tutto comincia, faccio un passo indietro, ma insomma, a beneficio di chi ci ascolta, dalle vicende della GKN. Sicuramente la GKN è la più in vista, ma alcune vicende di imprese che attraverso metodi a dir poco brutali hanno comunicato ai propri lavoratori l'intenzione di interrompere il rapporto di lavoro. Ed è chiaro che se il tribunale è potuto intervenire per evitare questa procedura di licenziamento collettivo, vuol dire che qualche norma c'è. È altrettanto vero che se le imprese continuano ad agire in questo modo, probabilmente i deterrenti non sono abbastanza. Allora, quello che si sta cercando di fare nella maggioranza, sempre con un confronto costruttivo, perché ripeto che all'interno del governo la modalità con cui ci si confronta è, almeno fino a questo momento, sempre positiva e costruttiva, è mettere insieme un sistema di incentivi che sostenga le imprese che investono in Italia e lo faccia più di quanto si è fatto fin qui, perché è chiaro che noi abbiamo due elementi di debolezza giganteschi, che sono il costo del lavoro più alto rispetto ad altri paesi anche europei e il costo dell'energia, tra l'altro tema molto rilevante anche in queste ore. Quindi è evidente che dobbiamo avere dei sistemi di incentivazione che bilancino queste criticità. Dall'altra parte, però, i disincentivi per chi invece, anche calpestando alcuni dei diritti fondamentali dei lavoratori, interviene in quel modo lì e sono una minoranza delle imprese, diciamocelo chiaramente, perché la maggioranza, anche nella fase più complicata, ha cercato invece di sostenere i propri lavoratori e le proprie lavoratrici, però il sistema di disincentivi va probabilmente rafforzato. Allora, quello che dice Giorgetti, ma non è distante da quello che dice il ministro Orlando, in realtà, è che le due cose Beh, vanno tenute insieme. di Serve un sicuro. sistema che impedisca a chi vuole licenziare via WhatsApp di farlo in maniera più forte di quanto sia già previsto oggi, e dall'altra parte però serve un sistema che chi invece vuole investire in Italia Però dia la diciamo che garanzia che questo. investire in Italia conviene. Sì, lei dice che non c'è tanta distanza, però per adesso questa distanza ha impedito di, comunque di varare il provvedimento, mi sembra, da questo punto di vista. Ma guardi, sono tanti i provvedimenti su cui c'è una discussione aperta, lo ricordava lei, e non necessariamente perché c'è una distanza, semplicemente si vuole tirar fuori la sintesi migliore possibile, vale per il concorrenza, vale per la riforma fiscale dove bisogna raccogliere anche l'impostazione delle Camere e vale anche per questi provvedimenti. Quindi io penso semplicemente che ci sia un supplemento di riflessione in corso, non la leggo come il Sulle frutto di prove. divisioni, le Vado un assicuro che momento, in questo Rizzetto, momento c'è un confronto aperto. volevo andare da Antonio Padellaro per chiedere.